Vi ricordo che se volete vedermi in live mi trovate tutti i sabati sera alle 21 su Twitch e se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratis per supportare il canale. E adesso, via col video. Non sto registrando. Bene, benissimo, bene, raga, comincia bene la serata, porca puttana. Facciamo l'intro, non sto registrando. Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io come sempre sono Thomas H3, tecnico di streaming e oggi vi do il benvenuto in questa nuova serie horror, Outlast Episodio 1, un gioco che sul mio canale Twitch ha fatto la storia e adesso sbarca anche qua su YouTube. Come sempre vi ricordo di lasciare un like e un commento se vi sta piacendo la serie e di iscrivervi al canale se vi piacciono i contenuti che porto e di seguirmi su tutti i social che come sempre trovate in descrizione e di venirmi a seguire su Twitch tutti i sabati sera dalle 21 se volete vedermi portare questi giochi in live e se avete Amazon Prime potete anche abbonarvi gratis. E detto ciò, partiamo con il video. Va bene, ci siamo, nuova partita. Difficoltà, di solito la gioco in normale, vogliamo un livello di sfida un po' più... No, dai, chilliamocela. Outlast contiene scene di violenza, sangue, contenuti di carattere sessuale e linguaggio esplicito. Buon divertimento! Vesti i panni di Miles Upshur, un giornalista investigativo che verrà spinto dalla propria ambizione in un viaggio all'inferno. Sempre pronto a rischiare il tutto e per tutto per indagare su casi impossibili. Sta cercando di svelare l'oscuro segreto che si cela nel cuore del manicomio di Mount Massive. Sopravvivi il più lungo possibile e registra tutto. Non sei un combattente, quindi, per scoprire la verità che si nasconde dietro gli orrori di Mount Massive, hai solo tre possibilità: correre, nasconderti o morire. Sempre un gran inizio Outlast. È un gioco che io personalmente adoro. E c'è da dire, raga, che nel 2024 non neanche idea di quando cazzo sia uscito, 2013 forse addirittura prima, la grafica regge davvero bene. Non per niente è votato come uno dei migliori horror di sempre. Sarebbe strafigo se facessero una remaster di sto gioco con la qualità grafica di Trials. Sarebbe davvero assurdo. C'ho sto ciuffo stasera che boh, sì, ti vuoi anche rilassare. No, niente, ce lo teniamo, raga, ce lo teniamo. 17 settembre 2013. Non mi conosci, devo fare in fretta, forse mi controllano. Ho lavorato 2 settimane come consulente informatico della clinica psichiatrica Markov di Mount Massive. Sto per infrangere tonnellate di clausole di riservatezza, ma non me ne frega un cazzo. Per me, quelli possono andare tutti a fare in culo. Lì dentro succedono delle cose orribili. Non riesco a capire. Anzi, non riesco a credere nemmeno a metà di quello che ho visto. I dottori parlano di una terapia dei sogni che è andata troppo oltre, rivelando qualcosa che li aspetta sulla montagna. La gente soffre e quelli della Markov fanno i soldi. Devono saperlo tutti. Ti diverti stasera, Dave? Ah, devo cambiare le luci. Vedi, mi stavo già dimenticando. Ecco, basta, ho rovinato tutto. Ho fatto l'intro con le luci sbagliate. Basta, ripartiamo, raga, per favore, ripartiamo. Chuck 2. Dai, va, raga, bel posticino. Non ci andresti in vacanza d'estate? Gli obiettivi vengono aggiornati nel tuo taccuino da reporter, che contiene anche le tue note e i documenti raccolti. Nuovo obiettivo, indaga. Non ho fatto tempo a leggere. Obiettivo, indaga sul manicomio di Mount Massive. Note, no. Documenti e l'informatore, che è quello che abbiamo appena letto. Yes. Password. We do not currently have the password. Hello. Your computer has a virus. Che bello, ci hanno chiuso dentro. Gentilissimi. Giorno. Salve. Si può entrare? Olè. No, facciamo un giretto. Filmiamo sto postaccio orribile. Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io come sempre sono il tecnico di streaming e oggi siamo rinchiusi nel manicomio di Mount Massive. Mi raccomando, lasciate un like al video se volete che non venga ucciso brutalmente dalla gente che c'è qua dentro. Una porta, non penso ci potrò andare. In realtà sto cazzeggiando perché il gioco me lo ricordo palesemente a memoria. Ding dong, c'è nessuno? Toc toc. Ne sì, mi sarebbe piaciuto. Mi sarebbe piaciuto. Veicoli militari, mi sembrano neanche veicoli militari tra l'altro. Mercs. Non conosco. Ah, che culo, come i cani mi fanno entrare. Qua si può? No, entreremo da là. Proprio da là. Allora, non ho tante batterie, quindi devo stare attento. Va bene, è il momento di fare un po' di parkour. Oh, oh. Oisa. Buongiorno. Vabbè, che carattere, mi sembra un po' esagerato. Allora io torno a uscire e me ne vado. Vabbè, sto scherzando. Sto scherzando. Beh, un inizio coi fiocchi, direi. Concordate con me? Niente di interessante qua? No, direi di no. Salve.
Che figurino. C'è una nota comunque. Manicomio di Mount Massive. Solo a guardare questo posto mi viene il vomito. Il manicomio di Mount Massive, chiuso nel 1971 per uno scandalo messo a tacere dal governo, ha riaperto con il nome di clinica psichiatrica Markov nel 2009, sotto l'egida di un'organizzazione umanitaria. A 1,5 km dall'ospedale il cellulare ha perso il segnale. Più che un problema di copertura, sembrava quasi che qualcosa creasse delle interferenze. La Markov Corporation è abile nel mascherare i propri profitti sotto la voce di beneficenza, però non si era mai spinta a operare in territorio americano. Non so cosa pensi di ottenere da questo posto, ma deve essere qualcosa di grosso. Magari questa storia mi permetterà finalmente di mostrare al mondo la vera faccia di questi bastardi. Interessante, quindi non è una cooperativa americana la Markov. Lord Outlast, che non avevo mai considerato. Ho una batteria. Grazie, la prendo molto volentieri. Bam bam. Buongiorno. Documenti? Yes, please. Referto medico su William Hope, paziente del progetto Wall Rider. Stato della terapia. Il paziente afferma di essere in grado di condizionare i propri sogni. L'attività del motore morfogenico è a livelli senza precedenti. Si prosegue con la fase 4 di somministrazione di ormoni. Diagnosi: la spirometria non ha rilevato accumuli nei bronchi. La centrifuga degli ematocriti non è riuscita nemmeno stavolta a separare gli eritrociti. È molto preoccupante. Lo scanner della risonanza magnetica ha rilevato un ciclo REM-NREM irregolare. Il paziente ha riso mentre si trovava nella fase NREM. Note sul colloquio. Billy ha chiesto a che punto fosse la causa intentata da sua madre contro la Murkoff e la clinica psichiatrica. Si configura una catastrofica falla nella sicurezza. Nonostante Billy affermi di essere venuto a conoscenza nei sogni sanguinari del dottor Trager. Nota: l'unico Trager nei registri della società, un certo Richard Trager, è un dirigente del reparto ricerca e sviluppo della Markov. È necessario interrogare tutti i collaboratori e il personale di sicurezza. Inoltre si dovrà migliorare la videosorveglianza in modo che includa anche l'analisi della biometria. Clinica psichiatrica Markov, progetto Wall Rider, Mount Massive Incorporated. Quindi c'è un progetto Wall Rider, qualcosa sui sogni. Bene, non andremo lì. Chi è? Siamo chiusi? Non c'è nessuno? Oh, sì. Ispira sempre un sacco fiducia il condotto di areazione. No, ho ricaricato la batteria. No, raga, ho sbagliato. Sono una scimmia. Ho sbagliato tasto. Ho ricaricato la batteria, non volevo. Dun, 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 dun. Salve! C'è nessuno? Sembrerebbe di no. Ok. Povero Cristo. Non ha fatto niente di male. Oh, è senza testa. Un altro tipo senza testa. No, niente, raga, ho trovato le teste, come non detto. Oh, salve. Oh, è ancora vivo. Ci hanno uccisi. E sono fuggiti. I mutati. Non puoi batterli. Devi nasconderti. Usa i comandi della sicurezza per sbloccare l'ingresso. Vattene subito da questo inferno. Ma non so perché ho come l'impressione che non lo faremo. Madonna, su una picca l'hanno messo. So perché ho sempre pensato fosse appeso dal soffitto. Sono dentro. Ci sono cadaveri ovunque. Sangue, bruciature. Su un bancone sono allineate delle teste umane, come se fossero bottiglie. I corpi degli scienziati che lavorano qui penzolano al soffitto. Sui badge c'è scritto Laboratorio di ricerca avanzata Markov. Il modus operandi della Markov è da sempre quello di guadagnare usando la beneficenza come facciata. Fanculo il terzo mondo se c'è da fare un altro miliardo. Ma come pensava di arricchirsi con un edificio pieno di pazzi? C'è una specie di soldato speciale impalato come un maiale allo spiedo. Mi dice di scappare e poi muore. Ormai è tardi, non posso più uscire da dove sono entrato. Non è vero, tu potresti banalmente girare il culo, riuscire da quella cazzo di finestra, scavalcare il muro anziché uscire con la macchina dal portone e avresti risolto tutti i tuoi... Salve! Tutti i tuoi problemi, stavo dicendo. Però sarebbe troppo facile. Ho una batteria. Buongiorno. Brutto la gente che prova a scaricarsi nel cesso per scappare da sto posto. Allora, lì ho visto un tizio brutto entrare, quindi non ci passerei, se posso evitare. Little fake. Chi è? Ma buongiorno! Sei bellissimo! Brutta legnata. Gesù? Johnny Sins più che Gesù. Ma padre, non guardi, ci faccio le registrazioni zozze con mia moglie su quella videocamera, non le conviene. Ah, capisco, Dio misericordioso, mi ha inviato un apostolo. Abbi cura di te, figliolo. Hai ricevuto la chiamata. Cos'è che ho ricevuto?
Nuovo obiettivo, fuggi dal manicomio, cedi i comandi della sicurezza per sbloccare le porte principali. Benissimo. Proclaim the gospel, proclama il Vangelo. Questo è quello che succede, ragazzi, se mangiate al McDonald's. Non andate. Dovete mangiare in posti migliori. Salve, lei ha qualcosa per me? No? Ho dei documenti, questi li prendo molto molto volentieri. Leggiamo. Autorizzazione al sequestro. Secondo le deposizioni giurate presentate al consiglio di amministrazione della Marco Fedline Hardline Security, si ha motivo di credere quanto segue. Si è verificata una catastrofica falla nella sicurezza della clinica psichiatrica, con un imminente pericolo di contaminazione ambientale. Le deposizioni e le testimonianze raccolte sono giudicate attendibili e costituiscono una prova sufficiente a richiedere l'intervento urgente da parte dell'MHS affinché l'area venga posta sotto sequestro. Con la presente si richiede di garantire all'MHS l'accesso completo a tutte le strutture e sottomettersi all'autorità dei suoi agenti. Accettando il documento, voi e i vostri parenti in vita rinunciate a qualsiasi azione contro Markov Corporation e le sue sussidiarie riguardo il comportamento dell'MHS o le circostanze che ne hanno richiesto l'impiego, a prescindere dalle responsabilità. Non male, direi. Ok, qua non c'è nulla. A parte un sacco di gente morta, come al solito. Donna, avevano paura che la gente scappasse. Facciamo un giretto, vediamoci qualcosa di interessante qua in giro. Oh, delle batterie. Sì, grazie. Non esploro mai Outlast perché ormai lo so più o meno a memoria. Quindi adesso sono... voglio farmi un giretto. Salve. Dato che è un po' che non lo gioco, facciamo un giretto. Andiamo in giro, esploriamo per quanto mi è possibile. Niente? Davvero? Niente, niente? Speravo in una batteria, un documento, un qualcosa. Tristezza infinita. Va bene. C'è sempre un sacco di gente simpatica in sto posto. Ah, degli altri documenti. Referto medico su Chris Walker, paziente del progetto War Rider. Stato della terapia. Il motore morfogenico si è attestato a circa 2000 parti per milioni. Si sconsiglia di superare la fase 3 di somministrazione degli ormoni. Diagnosi. La spirometria ha rilevato accumuli bronchiali di leggera media entità. Le scansioni della risonanza magnetica sono coerenti con i sogni riferiti dal paziente. Note sul colloquio. In seguito alle recenti mutilazioni autoinflitte, si è reso indispensabile tenere legato Walker durante il colloquio. A causa della sua grossa stazza, è stato necessario modificare i sistemi di costrizione. L'estesa eruzione cutanea è coerente con la fallita attività cellulare del motore morfogenico. Afferma che la lacerazione cutanea sulla fronte gli permette di vedere veramente. Da ragazzo sembra aver avuto un'esperienza con gli occhi parietali dei rettili Tuatara. Ha espresso uno stato d'ansia nei confronti della sua carne, soprattutto intorno alle labbra e al naso. Sarà necessario ordinare agli assistenti di tenerlo sotto controllo per evitare ulteriori automutilazioni. I traumi mentali subiti mentre prestava servizio in Afghanistan ritardano il processo ME. La sua fissazione prevalente, amplificata dalla terapia, è costituita da un'esagerazione maniacale dei protocolli di sicurezza militari. Si consiglia di proseguire con i metodi di contenimento fisici e farmacologici. Interessante. Ma sai che ci torno dopo di qua? Il mio horror preferito a mani basse, ragazzi. E nonostante io l'abbia giocato 5000 volte, ci sono momenti in cui riesco ancora a cagarmi addosso. Salve! Osserva. Assisti più che osserva. Gente che mangia pesante. Un'altra batteria, prendo molto volentieri. Le dura... queste sono le dura, cioè quelle che nella pubblicità i coniglietti si infilavano su per gli... per correre più veloci. Posso uscire? O qualcuno mi molesta? Si può? L'uscita! Se ti piacerebbe. Siamo chiusi, c'è nessuno. Dei documenti che prenderei molto volentieri. Documenti, progetto War Rider, rapporto di redditività. Cosa c'entra Reddit? In attesa del rapporto completo non è necessaria alcuna azione immediata da parte della Markov Corporation. I potenziali profitti del progetto War Rider rimangono altissimi. Le informazioni sui 4 decessi sono talmente ambigue da rendere qualsiasi vertenza impossibile se le prove vengono gestite correttamente. Il progetto War Rider rimane un'iniziativa pericolosa e quasi sicuramente si verificheranno ulteriori decessi. Nonostante questo, come negli altri casi, l'interesse delle famiglie e del governo nei riguardi dei pazienti è talmente scarso da rendere improbabile qualsiasi azione legale. Con l'intensificarsi della terapia con motore morfogenico e l'approssimarsi della produzione di modelli funzionali, gli atti di violenza fra i pazienti sono aumentati. Comunque, i metodi di contenimento farmacologici si sono dimostrati sufficientemente efficaci per assicurare il controllo e il flusso di profitti. Distinti saluti, Helen Granat, ufficio stime legali Markov. Questo è più o meno come dormo io di notte, comunque. Giuro, eh. Sei bellissimo. Vabbè, no. Non ho fatto tempo a leggere, raga. What the fuck? Ma era qua dentro? Questa è una cosa che non ho mai fatto. Riparla di nuovo? No, peccato.
Scusate, quella carrozzina era lì per terra anche prima. Buongiorno. Tu sei vivo, non picchiarmi, ti prego. Non farmi del male. Cioè, è un po' bruttino, sembra un po' Voldemort. Giusto un pochino. Buongiorno! Non è molto interessante quello che guardano in TV, eh. Anche tu sei un figurino. Sempre meglio che guardare me contro te, raga. Per davvero? Io, se non mi ricordo male, qua dovrebbe esserci o un documento o delle batterie. Ah, delle batterie, vedi che mi ricordavo bene. Grazie, questa serve a me. Perfetto. Buona serata, arrivederci. Fanculo. Ammazzali tutti. Il dottore è morto. Fagli a pezzi. Devi aiutarmi. Aia. Cartone fortissimo, bastardo. Bravo, stai lì. Dammi un calcio fortissimo. Va bene, va bene, va bene. Andiamo a sbloccare le porte della security. Ogni volta Outlast mi ricorda che posso correre e guardarmi alle spalle, e io ogni volta mi dimentico di questa funzione e non la uso. Finalmente. Olè. Sera tut. Vedi, allora adesso tu dovresti ragionare. Una persona normale ragionerebbe sul fatto che, ehi, questa porta era chiusa con una chiave elettronica, perché c'è del sangue alle pareti, un tizio morto? Uno se le farebbe due domande, o no? Sbaglio? Non sbaglio. Voce da hacker. Sono dentro. No! Padre, cosa fa? Niente, il padre mi ha staccato la corrente. Brutto. Dobbiamo contenere il contagio? Ma chi? Oh! Salve! No, guarda, non c'è nessuno. Siamo chiusi. Siamo in ferie. Mi stanno usando. Spero di essermi messo profumo. Dolce Gabbana, un Chanel numero 5, non lo so. No? No? C'è nessuno? Mi sa che mi stanno tracciando, sì. No, ok, non mi hanno sgamato. Fantastico. C'era una nota, però. Uomini devastati davanti al televisore. Una folla di uomini devastati che guarda la nebbia sullo schermo della TV. Sembrerebbero dei pazienti. Sono sopravvissuti, ma ormai sono involucri senza cervello. È il momento di correre? Corri! Ah! Non vedo un cazzo, non vedo un cazzo. Non vedo, vedo un cazzo, non vedo proprio un cazzo di niente. Nel buco, veloce. Ta-da-da! Non puoi passare, sei troppo ciccione. Mangia meno, ho fatto una stronzata. Brutto, eh. Brutto se ci resta secco così, cazzo. Porca troia, che brutta fine che facevo. Madonna. MK Ultra CIA, omicidio sotto ipnosi. Attenzione, ragazzi. Cos'è, un episodio crossover? Mercoledì 10 febbraio 1954, i lavori di ricerca e sperimentazione sull'ipnosi sono proseguiti nell'edificio 13 della riserva di Mount Massive in Colorado. Sono stati sottoposti ai trattamenti i seguenti soggetti. Omissis, che è un soggetto. È stata indotta una suggestione post-ipnotica della notte precedente. Quando punterò il dito ti addormenterai. Le signorine Jackson e Pierce sono cadute immediatamente in un profondo sonno ipnotico, senza bisogno di ulteriori influenze esterne. A quel punto, alla signorina Pierce è stato ordinato, in quanto in precedenza aveva dichiarato di temere qualsiasi tipo di arma da fuoco, di usare qualsiasi mezzo a sua disposizione per svegliare la signorina Jackson, che si trovava in uno stato di profondo sonno ipnotico. In caso di fallimento, avrebbe dovuto impugnare una pistola che si trovava nelle sue vicinanze e spagnare la signorina Jackson. Le è stato detto che la sua rabbia per non essere riuscita a svegliarla sarebbe stata così forte da non farle provare alcuna esitazione nell'ucciderla. La signorina Pierce ha eseguito alla lettera tutte le istruzioni, incluso sparare, con una pistola ad aria compressa a scarica, contro la signorina Jackson, dopodiché è caduta in un sonno profondo. Dopo aver eseguito un appropriato condizionamento, entrambi i soggetti sono stati risvegliati e hanno dichiarato di non ricordare nulla degli eventi appena verificatisi. Alla signorina Pierce è stata offerta nuovamente l'arma, che, in stato di veglia, ha rifiutato di toccare o di prenderla dalle mani dell'operatore. Ha negato strenuamente i fatti avvenuti mentre era sotto ipnosi. Ah sì, forse era quello tutto il discorso del progetto War Rider, cazzi e mazzi, non mi ricordo, raga. No, non mi ricordo sinceramente. Cioè, so che Outlast e il discorso MK Ultra sono tecnicamente parlando collegati, tutto un discorso particolare. Saltiamo sto cazzo di tavolo, sì o no? Allora, qua il giocone, se non mi ricordo male, ci sono i due generatori da accendere. Quando ne accendo uno, però, arriva Mister Simpatia a rompermi le scatole. Pieno di gente appesa, comunque. Sempre molto simpatica come cosa.
Ton ton. Ci nascondiamo un attimino, perché arrivano brutte persone. C'è una delle batterie lassù che stanno sberluccicando, mi chiamano. Eccolo. Bonjour, signore col macete. Non mi stupri, per favore. Non posso dire stuprare su YouTube. Può essere che l'abbia detto nei precedenti horror e... vabbè. Oh, penso che mi abbiano sgamato. Oh, oh. No, come non detto. Grazie. Sì, sì, io verrei a passare il weekend estivo in questo posticino. Ah. Cazzo, quanto corre! Penso mi abbia sgamato comunque. Attiva le due pompe. Ah già, non ho finito, cazzo. Ho altra roba da fare. Ups. Porco due, quanto si scaricano in fretta le batterie. Non me lo ricordavo. E non vedo un cazzo. No, non c'è nessuno. Perché devi venire di qua? Senza farci scappare, raga. Silenzio. Invisibile. Sono come un ninja. Dove cazzo erano le pompe? Non me lo ricordo. Electric Room. Di qua. Opla. Una. C'è neanche un'altra da fare però. Adesso qua c'è lui. Salta. Salve. Ai. Chiudi. Sì, ma chiudi. No. Piccolo cieco. Boys, I may have fucked up. Non mi ricordo dove devo andare. Cazzo. Mi ha beccato. Cazzo, questa è chiusa. No, mi sono di nuovo chiuso. Perché sono stupido? Ciao. Via. Velocissimo. Via. Corri, Forest. Ok. Benissimo. Ce l'abbiamo fatta. Deve andare peggio. Ho preso solo 4 legnate, dai. Deve andare molto peggio. Sono sicuro di aver lasciato laggiù comunque almeno un paio di documenti. E non li trovo in ogni gameplay di Outlast. Non sono mai riuscito a... A chi è? No! No, la droga, signori! Mi drogano, manco le 14enni in discoteca. Padre, che cazzo fai? Non puoi darmi la droga così, senza preavviso. Madonna, sembri zio Fester. Non so se sei brutto. Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. Cosa? C'è Paranormal Activity, raga. C'è una sola via d'uscita da questo posto, ed è attraverso la verità. Abbraccia il Vangelo e ti si apriranno tutte le porte. Allora, diciamo che quando un prete ti droga e ti risvegli in una cella di isolamento coperta di croci, forse dovresti fare due considerazioni. Vediamo che nota. La cella di Padre Martin. Il prete, Padre Martin, mi ha portato qui per mostrarmi qualcosa. Secondo lui sarò testimone di chissà quale stronzata. Non so cosa vuole farmi credere. Questo dottor Wernicke è la causa di tutto quello che è successo a questo posto. Ma è morto più di 10 anni fa. Sul muro c'è una scritta fatta con il sangue. Riposa in pace. Spoiler, dottor Wernicke non è morto, a quanto pare. È ancora vivo e vegeto. Buongiorno. Grazie, gentilissimo. E non lo vedremo mai più. Fratello, rilassati. Sembra un po' esagerato. Porca troia. Ne è chiuso, mi spiace. Ah.
Sì. Ogni tanto mi dimentico perché questo è uno dei migliori giochi horror sulla faccia della terra. Salve. Ah, buongiorno, i due gemelli nudi. Non inquadrerò verso il basso per rispetto. L'ho già fatto perché mi ero dimenticato di questo piccolo dettaglio. Anche meno. Sembra un po' esagerato. Prodero. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. They pulled me back. No more sleep. Mi dispiace. Madonna. Ah, salve. L'uomo talpa, raga. Oh, ecco qua il posto dove uscire. Rilassati. Non ti posso aprire, è chiuso. Questo non ci sta più tanto con la testa. Vabbè. Usciamo. Direi che è un ottimo momento per levarsi dalle palle. No! Cosa? No! God damn it! What the fuck is the matter with you? You weren't invited to this, you goddamn sicko! You like to watch? It's sick! You're sick! Fratello, ti stai inculando un cadavere senza testa. Cioè, non guardarmi con quegli occhi vacui. No! No! Cioè, no! Sembra. Sembra un po' esagerato. Mi sembra che dici, eh? Ne? No? Lasciamo stare? Dai, lasciamo stare. Su, fai il bravo. C'è nuove note. Necromantico. Vaffanculo a questo posto di merda. No, sul serio. Vaffanculo. Più vado avanti, più la morte sembra la cosa meno peggiore che potrebbe capitarmi qua. Oh, povero Miles. Non sai quanto. E non hai ancora visto nulla. Sì? Sì? Come non detto? Scusi. No, qua è tutto chiuso. Oh cazzo, ma qua non è dove c'erano i tipi nudi prima. Mi preoccupo io. No, sperano. Salve. Con che velocità è sceso giù dalle scale, raga. Letteralmente volava. Ah, poretto. Mi dispiace. Pregherò per il tuo fondoschiena. Segui le scie di sangue fino all'uscita. Dio fornisce sempre una via. Segui il sangue. Non mai potrò andare storto. Grazie, questa la prendo molto volentieri. Con il blocco A delle celle. Vai, chiuso. Ok. Giù per lo scarico. Con il sangue, ha detto. L'unica via d'uscita. Giù per lo scarico. Non voglio sapere dove hanno preso quel secchio di sangue. Vivo bene anche senza. Documenti. Padre Martin, pittore con le dita. Helen, il dottor Zeichner mi ha dato il tuo contatto per discutere la cancellazione del programma artistico. Il mio paziente, Martin Archimbaud, ha ottenuto enormi progressi grazie a una terapia basata sulla pittura con le dita. Nella settimana successiva alla cancellazione del programma sono notevolmente aumentate le sue argomentazioni schizofreniche su una cosiddetta vocazione. Ti prego di permettergli di continuare questa attività. I pochi soldi che risparmi in colori a tempera sono nulla in confronto al costo della clozapina. Non riesco a capire quale sia la logica dietro questa decisione, a meno che la Murkoff non voglia che i nostri pazienti si alienino sempre di più dalla realtà. Aspetto due notizie, dottor Neil Wolfram. Oh, povero Neil, quanto poco sai. Nel buco. Chiudendo le porte alle tue spalle rallenterai i tuoi seguitori. E perché me lo dici proprio in questo preciso momento? Ecco perché. Va bene. Mi fido. Giuro, mi sto sforzando per non ripetere a pappagallo le gag che faceva Favijay nei suoi gameplay, perché li ho guardati talmente tante volte che li so a memoria. E questa era l'ultima guardia che se ne andava. Fantastico. Salve, non mi molesti per favore.
Sì, 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 non... Tu non dai fastidio a me, non do fastidio a te. Mi sembra un buon piano. Oh, fuck! C'è un problema. Benissimo. No, ho perso la porta. Questa la prendo molto volentieri. È andata bene prima con il Deep Dark? Sì, sì, no, sono... Sono tornato a casa con tutti i materiali e sono andato a cena. Ok, come non detto. Non c'è nessuno. Grazie. Dove cazzo devo andare? Però adesso non me lo ricordo. Vabbè, ho capito. Solo ho tirato una maniglia. Cioè, dai. Ancora loro, col pirillo de fora. Avete dei macetti molto grandi oltre a dei... Abbiamo capito. Classico esempio di calabrese. Cioè, nel senso... Oh no, dove sono finiti i due tizi nudi, raga? Mi inquieta non sapere dove sono i tizi nudi. È preoccupante. Va bene, leggiamo cosa hanno da dire i documenti. Memorandum sulla manutenzione della valvola di scolo. La manutenzione della valvola di scolo è fondamentale per la sicurezza del progetto Warrider. Fare riferimento al manuale di manutenzione MMPS-MM1, vabbè, avete capito, della Markov Corporation, o chiedere consiglio ad un supervisore con il livello di autorizzazione necessario. Oh, salve! Che brutta scena. Sicurezza totale. Non riesco a far fuori Chris Walker, il pezzo di merda grande e grosso che ama andare in giro a staccare la testa alla gente. L'ho sentito mormorare di protocolli di sicurezza, contenimento. E se non fosse lui il problema? Se stesse cercando di risolverlo? Oppala. Chiudi. Posto di merda, come ci sono finito? Ma non c'avevo niente di meglio da fare. Che... No, non penso proprio. Non penso proprio. Ci reputo lo stronzo. Un pochino. Tanto basta. Bel culetto. Ciao. Io me ne andrei con molta molta calma. E chiudi le porte. Che entrano gli spifferi. Documenti? Sì, grazie. Vi ho detto, raga, me la voglio prendere un po' più... Un po'... Con più calma e esplorare tutto l'esplorabile. Certificato di morte del dottor Wernicke. In allegato una copia del certificato di morte di Rudolf G. Wernicke, collaboratore della clinica psichiatrica Markov. Non aveva parenti in vita. Nome e cognome Rudolf Gustav Wernicke, residente nella città in cui è avvenuto il decesso da 0 anni e 7 mesi. Residenza negli Stati Uniti, se straniero, da 55 anni. Sesso maschile, carnagione o razza bianco, stato civile celibe. Data di nascita 20 ottobre del 18. Luogo di nascita Germania, data di morte 28 febbraio 2009. Il sottoscritto certifica di aver curato il deceduto dal 4 giugno 2003 al 28 febbraio 2009 e di averlo visto in vita per l'ultima volta il 27 febbraio 2009. La morte è sopraggiunta nella data sopra riportata. La causa principale del decesso è la seguente: arresto cardiaco imputabile all'età avanzata. Questa copia certificata riproduce fedelmente l'originale. Quindi c'è un certificato di morte del dottor Wernicke. Mi sembra tutto abbastanza tranquillo. No, come non detto. No, no, ma tranquillo, cioè. Spacca tutto, tanto. Volevi. Volevi. Oh. No, non penso. Ciao. Adios. Ho
porca troia. Questo potrebbe essere un problema. Ah no, come non detto, sono atterrato sul morbido. A posto così. Che schifo. Super slurp. Non vedo una ciola. Benissimo. Aspetta, che mo qua lui scende. Eh sì, infatti, eccolo. In silenzio, senza farsi notare. Bene. Siamo levati dal cazzo. Perfetto. Passiamo alla strettoia, così lui non può venire a prenderci. Benissimo. Non mi sono cagato addosso, giuro. Che cazzo fai qua? Allora, qui è dove Ciccio Pasticcio due secondi fa ha... Cosa vuoi? Lascia... Devo dirti un segreto. No, no. No, sei inquietante. Dicembre 1940. Tiraci fuori di qui, le SBAR non possono fermare il Warrider. Verrà a prenderci una alla volta, fino all'ultimo. Simpatico, smettila di seguirmi. Sei inquietante. Cercando di capire dove devo andare, raga. Cosa ti serve, amico? La tua pelle è così liscia. Sì, puoi non toccarla? Sarebbe un sacco piacere se tu non toccassi la mia pelle liscia. Basta seguirmi! Se io vado di qua, cosa c'è? Oh, una bellissima porta chiusa. Ah, il tipo da dove sono arrivato, chiaro. E allora, se vuoi la mia opinione, devo andare di qua. Ti prude? Sembra... Ma basta, non devo grattare niente. Che cazzo vuoi? Infermiera? Mi piace, non sono un'infermiera, dovrai arrangiarti. No, porca troia! Grazie. Apprezzo. Brutto modo di morire. Facciamo finta di non aver visto niente. Ottimo. Salve, he did not. Non ha ucciso i suoi nemici. Allora, non picchiarmi, devo solo prendere. Devo prendere questi documenti. Non picchiarmi, grazie. Proseguo, ti lascio da solo. No, mollami. Bastardo. Suca. Ok. Ok, perfetto. Leggiamo il documento. Note, non ce n'è. Necrosi del dottor Wernicke. Il dottor Rudolf Wernicke di anni 90 è venuto a mancare il 28 febbraio 2009, mentre era impegnato a portare avanti il lavoro che amava. Era nato a Monaco, in Germania, nel 1918. Aveva conquistato una notevole notorietà nella comunità scientifica e matematica per un articolo che aveva scritto insieme ad Alan Turing, il pioniere dell'informatica. Dopo aver servito, non è chiaro con quale ruolo, la Germania nel corso della Seconda Guerra Mondiale, non so perché ho una mezza idea, nel 49 è emigrato negli Stati Uniti grazie al visto del Dipartimento di Stato. Dopo diversi decenni di ricerche condotte per conto del governo a Los Alamos, si è ritirato nel New Mexico per fotografare paesaggi e prendersi cura dei suoi gatti. Agli inizi del nuovo millennio si è trasferito in Colorado per portare avanti opere di beneficenza per conto della Murkoff Corporation. La compagnia ha dichiarato che il dottor Wernicke è stato un vero filantropo dotato di un'anima generosa. Non lascia eredi. Non so, raga, ma questo documento mi sembra una grandissima busta di piscio infarcita di stronzate. Tipo il fatto che ha servito la Germania nella Seconda Guerra Mondiale, non si sa come. Ha lavorato con gli Stati Uniti a Los Alamos. Lavora per la Murkoff. Insomma, un sacco di cose divertenti. Io sono curioso di vedere, secondo voi, se cerco questo link da qualche parte, viene fuori qualcosa? Salve.
Una volta il dottore mi ha detto che se facevi vedere la nostra tecnologia a un uomo delle caverne, quello pensava che era magia. Che se facevi vedere la magia all'uomo moderno, quello pensava che era tecnologia. Opala! Cazzo, sempre in posti di merda finisco. War Rider. Vediamo cosa ha scritto il signor Miles. La parola War Rider è scritta dappertutto. Markov sta conducendo un esperimento chiamato Progetto War Rider in questo posto, ma i pazienti parlano del War Rider come se fosse una presenza fisica, uno spirito o un demone, qualcosa che hanno trovato nella montagna. Normalmente le avrei bollate come allucinazioni di schizofrenici, ma ho appena visto qualcosa. Forse era solo un riflesso nell'obiettivo, o forse questo posto inizia a far impazzire anche me. Ah, le fogne. La mia parte preferita di Outlast. No, sto trollando, la parte che odio di più. Quella delle fogne. Ma come... adesso io ho una domanda. Come? Ok. Vedo cose, raga. Allora, leggiamo questo documento prima di proseguire. Il Vangelo di sabbia, scarabocchiato a matita sul retro di un modulo d'agitazione. La calligrafia corrisponde a quella del paziente padre Martin Archimbaud. Questo dio esiste davvero. A lungo l'abbiamo scambiato per fantasmi, spiriti, follia. La verità è che non volevamo vedere. Gli occhi di San Paolo erano accecati dalla paura. Quando la superi, inizi a vedere veramente. Questo è il dono del War Rider, il Vangelo di sabbia. Il peggiore peccato del mondo è ignorare volutamente Dio. È ricevere l'illuminazione e non predicarla al gregge in attesa. Questo posto... ostacolare la salvezza è un peccato, per cui non esiste una punizione troppo severa. Apri le valvole per far scorrere l'acqua. Ottimo, guarda che bella l'acquetta riviscio. Slurp. Dobbiamo aprire due valvole. Abbiamo il condotto giallo e il condotto rosso. Perfetto, che sono questo e questo. Se non fosse che... c'è lui a impedircelo. Vabbè dai, è un simpatico tenerone alla fin fine. Non vuole solo farmi diventare carne macinata. Bene, là è proprio uno dei posti dove devo andare. Grazie, uomo. Una. Eccolo. Sentilo, sentilo come trascina le catene. No, mi sembra un po' cheating questo però, Mi sembra un po' cheating. Non vedo un cazzo, raga. Non vedo un cazzo. M'ha preso. Sono morto. Oh Cristo. Mi sono cagato un po' addosso. Lo ammetto, mi sono cagato un po' addosso. Che cazzo va? Non mi aspettavo partisse così in bomba. Ma sta musica ti mette un'ansia addosso, cazzo. E adesso lui torna in qua. Eccolo. E vedi pattuglia il bastardo. Allora, lui qua non può venire. Io posso fregarlo attraverso quel coso lì. Dai, guardami. Dai, sono qui. Eccolo. Ok, veloce, velocissimo. Via, nel buco, veloce. Cos'è? Non vedo un cazzo, è tutto buio. Si vede una sega, fantastico. Buongiorno. Molesti, regà. Gesù?
You still know it's real. Non so se sei tanto sano. Noto, il dottore è morto. I pazienti sanno che il dottor Wernicke è morto. Uno mi ha chiesto che esperimenti fa un dottore morto su dei pazienti vivi. Cos'è il progetto War Rider? Benissimo. Sempre posti molto romantici mi portano. Catroia! Mi sembra un po' esagerato però, Male world, female world. Alla maschile, alla femminile. Comunque mi fa scassare come ci sono i cancelli chiusi a chiave. Non so parlare. Pure nelle fogne del manicomio. Ma io posso andare a infilarmi sempre in sti posti di merda, raga. Cioè, dai. Adesso facciamo i seri. Le sentite, raga? Ok. Per fortuna. Tu stai buono lì. Bravo. Va, chiudo anche per sicurezza. Non si sa mai. Bro, ok? No. Che posti romantici, le fogne dei manicomi. Che brutta scena. C'è una nota da leggere. Un banchetto per le mosche. Questa fogna non potrebbe pezzare più di così. Centinaia di cadaveri ammassati in una stanza. Migliaia di mosche. È questa la via d'uscita di cui parlava il prete? Non lo so. Raggiungi il piano terra dell'ala maschile. Salve. Ottimo. Prima le dita, poi le palle, poi la lingua. Che cazzo. Sono un po' esagerato. Tortura organizzata. Più tento di scappare, più resto invischiato in questo posto maledetto. È come cercare di sfuggire dalle sabbie mobili. Torturano le persone nel seminterrato metodicamente. Sul muro c'è scritto prima le dita, poi le palle, poi la lingua. Qualcuno gestisce le torture e dà le istruzioni. Salve, non molestatemi per favore. Se possibile, chiedo. Che cazzo, ma regà, what? Progetto War Rider, rapporto sui costi. Referto medico di Rick Trager. Sfortunatamente nemmeno questo paziente ce l'ha fatta. Ho fatto del mio meglio, ma sono un medico e non compio miracoli. Inoltre, sono nuovo a tutta questa storia del dottore e mi sto ancora ambientando. Comunque, qualcuno deve chiudere i rubinetti a questo disastroso progetto War Rider. Da quando è andato tutto a rotoli per colpa di quel ragazzino, Billy, non facciamo altro che perdere soldi. Sono riuscito a ridurre il personale di oltre 80 unità, garantendo un risparmio a breve termine sui salari e a lungo termine su pensioni e previdenza sociale. Inoltre, ho scoperto molte cose sulla biologia. Finora non mi sono mai sbilanciato, ma ora posso affermare con assoluta certezza che una persona non può vivere senza reni. Ogni giorno imparo qualcosa di nuovo. Vivere senza reni, raga. Il dolore lancinante mentre muori pian piano avvelenato dal tuo stesso sangue. No, dillo che sei stronzo. Porca troia! Vai. Chiudi. Apri. Chiudi. Corri, velocissimo. Chiudi. Spingi. Salve. Non potete venire di qua. Oh merda, non posso più saltare di qua. Qual è il piano?
Niente esplorazione, raga. Cazzo, io sono sicuro che tu in quel posto di là lasci almeno un documento. Porca puttana. Qual è il piano? Oh, questo è il piano. Dammi i miei soldi, ma non ho soldi. Oh! Oh, raga, c'è un problema. Chiudi! Sì, sì, ma più veloce, più veloce, più veloce! Oh, porca troia. Salve. Oh, merda. Ehi, sei il leccaculo del prete, vero? Il suo testimone o una stronzata del genere. Devi essere esausto. Facciamo una pausa, eh, bello? Un paio di martini, due chiacchierate. Oh, il mio pezzo preferito di tutto Outlast. Sei un falso magro, eh? Un po' di palestra non ti farebbe male. Ok, ci siamo. Tieni sempre braccia e gambe all'interno del vagoncino. Questo è il pezzo, raga, più malato di tutto Outlast. È fuori completamente. No, guarda lì l'uscita. Adoro l'aria di montagna che c'è qua su di notte. Vuoi sgranchirti un po' le gambe? Sì, grazie, liberami, vado subito. Fai pure, ti aspetto qui, coraggio. Fatti una bella corsetta. No? Non ho fretta, eh. Non perdi mai di vista l'obiettivo, eh. Mi piace. D'accordo, di qua. Bel culetto, eh. Silenzio, tanto la lingua non ti serviva più. Dio mio. Diciamo che mi ero proprio stancato di leccare i francobolli. Bro, un po' esagerato. Grazie per essere venuto. Inizieremo il consulto fra un istante. Mi serve solo un secondo per darmi una rinfrescata e poi potremo parlare. Però un paio di pantaloni te li potevi mettere, cioè la butto lì come idea. Sai, tutto quel tempo che hai passato con padre Martin mi preoccupa un po'. Spero che non gli avrei permesso di confonderti le idee con tutte quelle stronzate religiose. Sia chiaro, non ho niente contro di lui, ma a volte mi sembra un po' pazzo. Non puntarmi un coltello alla gola, per favore. Lo capisco, la gente si spaventa e alla fine si rivolge a Dio. Dio è morto quando abbiamo iniziato a usare l'oro come sistema monetario. Dobbiamo passare a fedi più concrete. Cosa stai? Metti giù. Devi rubare a uno per pagare un altro. Non si scappa? È omicidio nella sua forma più semplice. Ma che succede quando finisce tutto il denaro? Beh, il denaro diventa una questione di fede. Ecco perché sono qui, per farti credere. Belle quelle forbiccione, ma lei è presa dall'orinatoio che è giallo e non mi ispira molto. No! Non ti distrarre! Mica mi starai svenendo, eh? Devi ancora assorbire un sacco di concetti! Sta solo tagliando le dita con una forbiciona della Madonna. Fatto! Ora va meglio, vero? Hai capito cosa abbiamo fatto? Abbiamo trasformato il consumatore in produttore. Questa cosa si venderà da sola. Mio Dio. Brutto, girare così. Non posso immaginare il dolore di farsi tagliare le dita con una forbice. Ossa, tendini, nervi e tutto il resto. Salve! È il momento di correre!
Ok. Ok, ok, ok. Poi è chiuso. Oh, cazzo. E lì, aspettiamo un attimo che passi. Ma non tornare di qua, però. Io devo spostare quelle casse laggiù. Quegli armadietti più che le casse. Cazzo, dove mi sono bloccato? Dai. Non sono lì, ma va bene. Ah, non posso saltare. Sì che posso saltare questa. No, buddy, un cazzo. Più di qua. Più di qua. Sta aprendo la via adesso. Chiudi. E via, veloce come un fulmine. Bene. Ok. E anche Trager l'abbiamo fregato. E di sicuro anche di qua con Trager che ci insegue ho lasciato almeno un documento. Qua ce n'è uno, tanto per dire. Dopo ci fermiamo a leggerlo. Non siamo ancora al sicuro. Richiesta di trasferimento. A chi di dovere? Questa è la mia terza richiesta di trasferimento in 2 mesi che non ottiene risposta. Non voglio più lavorare a Mount Massive. In tutta la mia lunga carriera da collaboratore non ho mai riscontrato tanta segretezza e mancanza di rispetto. Ho persino il sospetto che alcuni pazienti subiscano dei maltrattamenti. Conoscevo personalmente 2 di loro. Sono stati trasferiti nel reparto sotterraneo e nessuno li ha più visti. Se non riceverò risposta a questi mail sarò costretto a licenziarmi e a contattare gli organi di stampa. Distinti saluti. David Annapurna. Contro la chiave per sbloccare il... Porca di quella puttana! No, merda, merda, merda. Dove cazzo sono arrivato io, regà? Ah! Chiudi, chiudi, chiudi. Non ha chiuso, non ha chiuso, non ha chiuso, non ha chiuso. Salta, salta, salta! Non salta! No, regà. Chiudi sto cazzo di porte, Dio! No, stai scherzando. Ma vecchio. Bastardo. Vai fuori. Questo è il mio dannato ascensore. Aspetta il tuo. Stronzo. Ah. Non molto simpatico. Non deve essere un gran modo di morire. Signori, sappiamo tutti che momento è. Figure me, bla 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 bla. È proprio questo momento. Come non? E ho finito la batteria. Non te ne ho ancora 3, raga. Chi è là? Padre Martin! Salve, padre, la prego, aiuti a riuscire. Grazie a Dio sei sopravvissuto. Temevo che quel maniaco pagano ti avrebbe sventrato come ha fatto con gli altri. Raggiungimi fuori di qui. Ci siamo quasi. Bene ragazzi, direi che per questo primo episodio di Outlast ci possiamo fermare qua. Vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video, vi ricordo di lasciare un like e un commento se vi sta piacendo la serie e di iscrivervi al canale se vi piacciono i contenuti che porto, di seguirmi su tutti i social che come sempre trovate in descrizione e ovviamente di venire a trovare in live su Twitch tutti i sabati sera dalle 21 e se avete Amazon Prime potete anche abbonarvi gratis. Detto ciò, io vi ringrazio ancora per aver visto il video, ci vediamo nel prossimo episodio. Da Thomas, H3 Tonacal, tecnico di streaming, è tutto. Ciao a tutti!